Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi, porca di quella porca, non posso non iniziare così i miei video perché sono cose che quando io le vedo ve le farei subito vedere senza neanche montare, editare, cioè io proprio prenderei e vi sbatterei su di prepotenza tutti i leaks, tutte le immagini che vengono recuperate dai miei data miner per voi ragazzi. Ringrazio come sempre il mio grandissimo amico, quello che succede su Twitch e YouTube, ragazzi, perché sto giro ci sono delle robe veramente, veramente interessantissime. Abbiamo delle nuove armi, un set di nuove armi, saranno almeno 6, 7, magari sono 7. Vado via, vado via. No. E abbiamo, ragazzi, un gameplay di una nuovissima skin che sta per arrivare su Fortnite. Non sappiamo a che cosa sia riferita, ma vedrete tutto nel corso del video. Tra l'altro, ragazzi, vi ricordo che questa sera alle ore 22, nuovo oggetto che uscirà dal portale del putridello Pantanino, mi hanno detto. Comunque, vi ricordo, noi saremo in live e lo vedremo insieme con tanto di reaction. Allora ragazzi, oramai ci siamo. Abbiamo visto la faccia del micione che in realtà sembra essere una divinità egizia. Come andate a vedere, sicuramente tutti gli egizi adoravano in una maniera spasmodica i gatti, tanto che alcuni dei loro dei avevano proprio la faccia da miau, da micione, per essere idolatrati in maniera perfetta. Non sappiamo ancora in realtà dove, come, quando e perché questa skin, se fosse mai una skin, verrà inserita. Magari è solo un puro e chiaro riferimento agli egizi. Tutto ciò che sappiamo, ragazzi, è che giovedì 12 noi saremo qua per una live super mega lunghissimamente speciale relativa all'inizio della new season 5. Ma non perdiamo ulteriormente tempo, ragazzi, e andiamo subito a vedere il nuovo set di armi che vi avevo promesso qualche secondo fa. 3, 2, 1, sbobibombi! Guardalo qua! Guardalo qua, ragazzi! Questo è. Allora, ci ho messo un casino per pulirle, risistemarle, mettergli un bello sfondino sotto così le vedete belle pulite, ragazzi. Questo è il primo martellone che è saltato fuori dai file di gioco, ragazzi. Questo è un martellone. Allora, visto così, mi sembra un martellone con delle intarsiature greche, potrebbero tranquillamente anche essere romane, ma mi viene più in mente il greco. C'è da dire che mi sembra il martello di Hercules, raga. Visto così, non può non essere il martello di Hercules, solo che Hercules non aveva il martello, al massimo aveva il mantello, che però non c'entra niente con le armi. Quindi, ragazzi, questo nuovo martellone che ci viene proposto probabilmente. Suppongo sia più un piccone che un'arma nuova per quello che siamo abituati a vedere su Fortnite. Potrebbe far parte, ragazzi, e qui mi espongo un attimino, è una mia pura considerazione, di un set di armi che verrà proposto ogni civiltà trattata nella Season 5. Anche perché, ragazzi, se questo è il martellone, guardatelo bene, sbadabam! Questo è il falcione, ragazzi. Secondo me, amico. Secondo me, ragazzi, un altro piccone, perché è palesemente la falce che si può usare o da attribuire alla morte o da tagliarci giù il fieno in maniera violenta. Come vedete, i profili e i dettagli riprendono quello che abbiamo visto poc'anzi. Non sappiamo ancora bene dove lo troveremo. Sappiamo che lo troveremo, però, ragazzi, falce anche per quello che riguarda il secondo piccone inerente a un'epoca che potrebbe essere. È vero che è greca, ma ragazzi, guardate adesso. Prot! Abbiamo recuperato anche le pistole, raga. Quindi la ingrandiamo un pochettino, la ingrandiamo un pochettino, così la vedete bene anche voi. Aspetta che non vedo il cerchietto. Non il cerchietto, quello per la testa, quello per ingrandirla. Guardala qua.
le qualità sono sempre quelle che sono, ragazzi, ma questo è il massimo che posso offrirvi. Questo, ragazzi, è ovviamente parte del set che abbiamo visto prima, ragazzi. Come vedete, i profili e i colori riprendono tranquillamente quello che avevamo visto fino adesso. La domanda che ci facciamo è vero che loro mettono dentro, per dire gli egizi, per dire i romani, per dire i vichinghi, vuoi dire che però se ne strafregano e ci piantano dentro delle armi, ad esempio, ai romani? Punto di domanda. Cioè, mettono dei profili, dei particolari che possono essere riconducibili a un'epoca romana, anche se in realtà le armi non esistevano? Momentaneamente questo noi non lo sappiamo. C'è da dire che questo, ragazzi, è sicuramente un nuovo fucilazzo da cecchino. Così come è nuovo, ragazzi, quest'altro fucilazzo che sembra essere, se voi ci fate caso, raga, quello di prima sembrava riprendere il bolt action. Quindi un'altra domanda che mi faccio, sono pieno di domande oggi, ragazzi. Vuoi dire che man mano che prendiamo le epoche storiche ci cambiano anche tutto il set base delle armi, cioè pistole, mitragliatrici e fucili di precisione? Questo, ragazzi, mi sembra, non mi sembra un fucile a pompa, anche se potrebbe esserlo, mi sembra più una specie di fucile da caccia ripreso un attimo in chiave medievale romanica, punto di domanda. Boh, non lo so. Fucilozzo nuovo, ragazzi, che va incoordinato questa è bellissima, raga, con la pistola nuova che sembra molto, se devo essere sincero, un revolver di Realm Royale. Qua si stanno un po' scopiazzando di prepotenza le armi, ma noi ce ne freghiamo, l'importante è che possiamo utilizzarle anche noi. Questa, ragazzi, potrebbe tranquillamente essere la nuova revolver. Potrebbe essere una revolver presa appunto nel set che vedremo ad esempio in una delle ere. Ed è meravigliosa da vedere, perché io adoro le pistole fatte in questo modo. Sono veramente, veramente bellissime. Così come è bellissima, ragazzi, Sbadan! Il nuovo... Cos'è quel? Questo sarà... Sembra un cannone a mano, ragazzi. Ed esisteva veramente il cannone a mano, non sto scherzando. Esisteva un'arma nel... Adesso non mi chiedete in che anno. Parliamo, credo, delle guerre di indipendenza americane. Nudisti contro sudisti, no, nudisti sudisti contro nordisti, ci sono i nudisti contro i nordisti, giustamente, hanno nudisti contro i vestisti, che hanno creato veramente, ragazzi, un cannone a mano. Esisteva davvero come arma. Tu avevi un mini cannone circa grande così che sparava pallette di piombo dal peso di 5 kg l'una, che facevano un devasto incredibile sulle barricate nemiche. Niente da ridere, scusate. Potrebbe essere, ragazzi, il nuovo lanciagranate. Il nuovo lanciagranate o il nuovo lanciamissili. Io, ragazzi, c'ho sempre più in mente che ci cambia le armi. Porco Giuda, porco Giuda. E andiamo addirittura, ragazzi, a vedere il nuovo Gatling. È questo, raga. Questo è un fucilozzo, secondo me, almeno a 8 canne. Cioè, un fucile che in realtà non esiste nella realtà. Non penso sia mai esistito. Potrebbe tranquillamente anche essere la nuova mitragliatrice, quella da 100 colpi. Come vedete, è palese. La tripletta di canne che vediamo qua davanti, ce ne sono altre tre dietro. Ce lo suggerisce il profilo che vediamo dietro la canna principale, là in alto, che c'è un'altra fila di tre canne messe in verticale. Boh, potrebbe essere il nuovo Gatling, potrebbe essere la nuova mitraglia, ragazzi. Credo che ne ho ancora una. Prota, ragazzi, questa è una pistola violentissima, doppia canna, ragazzi. Ho due angolazioni di questa pistola, recuperata, molto molto bella anche questa. Purtroppo la qualità è quello che era, ragazzi, ma la rivediamo anche, come vi dicevo, nella seconda angolazione. Da qua vedremo se andrà magari a sostituire, per esempio, le doppie pistole. Pistole. Non lo so, ragazzi, non lo so. Ciò che so, ragazzi, è che questo set di armi veramente, veramente una cosa meravigliosa da vedere. E prima di andare a vedere l'ultima figata, ragazzi, un bel pollicione in su se vi è piaciuto questo video, se vi stanno piacendo i miei video leaks di Fortnite, come sempre in collaborazione con i miei grandi data miner, sono veramente dei matti. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, raga, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. E vi tengo, tenetevi forte, ragazzi, a tutto quello che avete, perché mo vi mostro una roba che vi fa accapponare i peli del sedere. Attenzione, guardalo qui, non è un'immagine, raga, è un video. Abbiamo un
non so come si può dire, di una nuova skin recuperata nei file di Fortnite. Guardate, 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 Prot! Guardate, ma che figata, ragazzi! Io adoro gli uomini con la barba nei videogiochi, solo nei videogiochi, ovviamente. Sembra tanto l'Ice Wizard, però in versione rockabilly americana. Mi piace un casino. Sembra un dio del tuono dei giorni nostri, ragazzi. È una nuova skin sul quale stanno lavorando quelli di Epic Games. È un file trovato, come vedete, là in alto, nelle directory della Season 5. Beh, ragazzi, io con il nostro mago di ghiaccio rockabilly vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Ancora un bel like, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in live. Ciao!